Amici tecnologici, benvenuti in un nuovo video dallo shop. E allora oggi andiamo a preparare un nuovo ordine di un nostro cliente che ci ha commissionato un pacco batterie, o meglio un kit per la costruzione di un pacco batterie 6S. Perciò abbiamo BMS, la nostra super BMS da 50 A di uscita, abbiamo il connettore per la saldatura sulla batteria e la bellezza di 60 celle 18650 Samsung. E qui abbiamo le nostre celle Samsung 2008, 3000, 3100, 60 pezzi. Ora li andremo a preparare così da imballare il tutto e poter spedire al nostro cliente nel più breve tempo possibile. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ti ricordo che le nostre celle, come vedi, sono nuove, quasi nuove, avranno se non una decina di cicli di utilizzo, due dei quali l'abbiamo fatti noi per testarli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Ora andiamo a 10, a 10, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Il prezzo al, diciamo, di mercato di queste celle Samsung è intorno ai 6-7 euro cada una. E il nostro cliente le ha pagate molto, ma molto, ma molto meno. Sempre avendo un prodotto funzionante, nuovo, certificato da noi. Ecco, queste sono le misurazioni che noi andiamo a fare cella per cella. Questo per esempio è da 2979 mAh, perciò non ci sono celle morte. Questo è da 3013, questa è da 3021, questa è 3070, questa è 3005, questa è 2988, quest'altra 2947. Come vedi, i valori sono lì, sono da 2008 a 3100. Celle Samsung originalissime, attenzione, non stiamo parlando di celle false, non stiamo parlando di celle standard con imbrogli o roba varia. Sono celle originalissime, di ottima qualità, di altissima capacità, pronte ad essere utilizzati. Il cliente nello specifico va a fare un pacco batteria per una bici elettrica, o meglio ha già una bici elettrica, però gli serve una nuova batteria, perché quella originale vecchia, che era 25 volt, se non sbaglio 3 ampere ora o qualcosa del genere, non va più. Ci aveva richiesto appunto un preventivo per quanto riguarda l'acquisto del materiale per assemblare il tutto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 l'ultima e abbiamo fatto è 10, perciò 10, 20, 30, 40, 50, 60.
60 celle, 18 650 Samsung da 2008 a 3100 BMS, cavettino di saldatura del BMS, il BMS da 50 A come abbiamo detto, autoprotetto, ha anche il sensore di temperatura integrato, questo ti protegge in caso di surriscaldamento delle celle. E in più dobbiamo mettere al cliente anche il caricabatterie per il nostro pacco quando sarà completo, che ora te lo mostro. È questo qui. Questo è il caricabatterie. 25,2 volt, 1,5 ampere come uscita. Lo spinottino di innesto per la ricarica. E qua poi abbiamo anche il cavo alimentazione 220 standard. Questo è un altro accessorio da mandare al cliente. Andiamo a sistemare il cavetto, andiamo a sistemare la BMS. Non parliamo di BMS commerciale a basso costo. Attenzione, come vedi è grande, molto grande, ha una super aletta di raffreddamento, quattro grossi MOSFET da un lato e altri quattro da questo lato. Perciò alettata di buona, 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 buona qualità. Ottima, anzi, qualità. Andiamo ora a sistemare il tutto, imballare le celle. Dobbiamo anche mettere dentro il connettore per il caricabatterie e due cavetti di alimentazione di uscita con il connettore ad innesto che ora ti farò vedere. E allora, questo è il cavo di uscita ad innesto. Maschio femmina va messo così. Questo è diciamo, il lato grande, il lato piccolo. Qua i fili a saldare. Qui il lato da che si innesta nella femmina. Così, e questo andrà così. Qui anche la saldatura. Perciò mettiamo che qui c'è la batteria, i fili della batteria, e qui ci vanno i fili della bici elettrica, che poi noi forniamo. Questa coppia di cavi sono gommati, sono da 16 a VG, la diamo diciamo compresa nel prezzo. Eventualmente il cliente vuole cambiarli e mettere dei cavi più grossi, è liberissimo di farlo. Ma questi diciamo sono inclusi nella nostra offerta del kit. Questo poi è il connettore femmina per la ricarica, qui va a saldarlo sempre sulla centralina. Qui va a mettere il caricabatterie e si ricarica il suo pacco batterie. Poi, 1, 2, 3, le batterie ci sono tutte. Sì, andiamo a fare così. 1, 2, questi li spostiamo. Li mettiamo da parte. Ok. Perfetto, e prendiamo queste e le passiamo da questo lato, così da fare una ripresa totale dell'ordine 4, 8 e 2, 10. Abbiamo anche questo, e abbiamo la nostra BMS, la centralina di controllo di ricarica, che ora io ve la mostro. Questa è la nostra BMS, come tutte le BMS ad altissime prestazioni, qui ci va solo connesso le polarità negative, cioè batteria, qui va la batteria negativa, in tutto questo grossissimo polo saldante, se
saldabile o saldante, e qui va messa la P-, segnato come P-, cioè l'uscita della BMS. Perciò qui ci va il polo negativo della batteria. Perciò, come abbiamo detto, la BMS va collegata negativo batteria, negativo di uscita. Il polo positivo di potenza della batteria va preso direttamente nella batteria stessa, non su questa tipologia di BMS. Questa è una BMS di potenza e ha solo, diciamo, la gestione del negativo. Il positivo lo prenderà per l'alimentazione della scheda stessa tramite il connettorino, perché ne va messa una iniziale sul negativo totale della batteria e l'ultimo sul, diciamo, il positivo finale del pacco batteria stessa. Abbiamo dato anche un fusibile, come vedi, di potenza 50 A. Eventualmente voglio andare a metterne uno differente, è liberissimo di farlo. Questo è l'impianto generale che noi possiamo andare a fornire, o meglio, non l'impianto, ma il kit per la costruzione di un pacco batterie professionale, ragazzi, professionale. Non stiamo parlando di prodotti a basso costo, perché se si va in internet online, sui vari shop online, si trovano pacchi batterie economicissimi, anche meno di 100 euro, attenzione. Però non parliamo di celle Samsung da 2008 a 3000 cada una, non parliamo di BMS di qualità come questa. Una cosa è vederla in video, ma vi assicuro che dal vivo è davvero, davvero, davvero una bella scheda fatta benissimo. Utilizziamo solo componentistica di qualità. MOSFET, come vedi, super alettati, tutto progettato, costruito in maniera molto, ma molto professionale. Sono BMS molto buone quelle che andiamo a utilizzare e vendere ai nostri clienti. Ovviamente bisogna sempre fare attenzione al momento dell'assemblaggio, perché il materiale è tutto ottimo, tutto funzionante, ma se vai a sbagliare la saldatura di uno di questi cavetti, è normale che se c'è il rischio anche di bruciare completamente la scheda, e poi hai un costo in più perché devi andare ad acquistare una nuova scheda. La scheda funziona senza nessun problema, però non devi sbagliare tu a fare le saldature, molto molto importante. E niente, andiamo a fare un calcolo veloce. E allora, se andiamo noi a fare i conti, possiamo già dirvi che questo pacco batterie sarà un 6S, perciò 6 celle serie, 10 celle parallele. Perciò andiamo a misurare, mettiamo la media, perché abbiamo celle che vanno da 2008 e qualcosa a 3100, mettiamo 2925 come media, totale, diciamo, del pacco batterie, di ogni cella, ecco, di ogni parallelo, perché poi saranno 6 paralleli, per 10. Questo, signori miei, questo pacco batterie completato sarà un 24 volt 29.250 ampere ora. Perciò oggi come oggi in commercio, acquistare un pacco batterie con queste celle, con questa capacità, con un BMS di qualità, ti costa non meno di 500-600 euro. Scontato, attenzione, se fai la prova a cercare su eBay, su tanti siti e-commerce, pacchi batterie da 24 volt, vedrai che non superano i 15 ampere ora, che tra l'altro abbiamo tra parentesi questi 15 ampere ora. Nella realtà dovremmo andare a smontarli e vedere che celle montano e misurare le celle, vedere realmente che capacità hanno. Perché molti venditori abbondano di capacità. Questo
quando poi nella realtà non è così. Noi invece ti diamo la certezza che cella per cella sono state già testate, hanno questi valori misurati prima della spedizione e che quando sarà completo il tuo pacco batterie avrai in questo caso circa, attenzione, circa 29.250. Anche se non sono 29.250, ma sono 29.000, ok? Hai già un pacco da 29.000 mAh in pochissimo spazio, in pochissimo peso. Hai triplicato la capacità del tuo pacco batterie, perché la maggior parte delle bici elettriche montano non oltre i 12 ampere, perciò sei ben oltre il doppio della capacità reale del tuo pacco batterie. Un pacco batterie in commercio oggi con questi valori non esiste. Non esiste perché? Perché quelli che ci sono costano tantissimi soldi, ma non arrivano a questi valori così alti. Per questo video è tutto, ci riaggiorniamo al prossimo. Se ti è piaciuto, iscriviti al canale, commenta sotto. Se sei interessato anche tu a un kit di costruzione, pacchi batterie, anche di vario voltaggio, attenzione, e anche di vario numero di celle totali, puoi liberamente contattarci. Abbiamo tutto ciò che ti interessa, non solo sul canto, diciamo, batterie a lidio, ma anche come illuminazione a LED. Abbiamo molte offerte per quanto riguarda strip LED luminose d'uso interno, tubi gommati, lampade ad alta potenza E27, E14, kit impianti cieli stellati con, diciamo, fibra PMMA. Comunque tanti 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 prodotti che troverai nel nostro shop www.ledlightshop.it. Se non lo conosci, fai un salto e vedrai quanti prodotti possiamo fornirti. Ciao e al prossimo video.